Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un programma che si chiama Audacity che ci aiuterà a togliere la voce dalle canzoni originali per renderle delle basi. Vediamo insieme come si fa. Cantare in libertà. Bene ragazzi, il programma che vi voglio consigliare è un programma assolutamente gratuito che si chiama Audacity. Io comunque vi lascio in descrizione il link per poter scaricare tranquillamente questo programma e adesso vi faccio vedere, lo lancio, come fare per rimuovere da una traccia musicale audio la voce. Andate su File, Importa audio. Io sul desktop ho già messo una canzone che si chiama Sogni degli Spotlight. È un brano che ho scritto io un po' di tempo fa con un gruppo. Se vi va, ascoltatelo, è carino. Allora, questa è la nostra traccia. Se noi vogliamo rimuovere, adesso c'è la voce, vi faccio ascoltare. Ok, con la barra spaziatrice possiamo fermare o azionare l'audio e se noi ci fermiamo su qualsiasi punto con il mouse, con il tasto sinistro, possiamo selezionare un punto da dove far partire quello che ci interessa ascoltare. Comunque, andiamo con la freccetta indietro dall'inizio. Pigiando su questa barra grigia, selezioniamo tutta la canzone e andiamo su effetti. Andiamo giù, c'è questo triangolino nero, vedete? Teniamo premuto perché questo vocal remover si trova in penultima posizione. Clicchiamoci sopra e qui ci sono dei parametri di frequenze che il programma va a togliere e sono le frequenze proprio dove la voce canta. Ok, quindi dopo aver rimosso la voce vediamo che cosa succede. Sentite, la voce è molto lontana, rimane un pochino l'effetto, rimane un po' questo velo. Però se noi poi ci cantiamo sopra, vedrete che la voce sotto nella base non si sentirà affatto. Ovviamente, ripeto, la base un po' si rovina perché vengono tolte delle frequenze, però a noi interessa soltanto studiare una canzone, quindi senza ovviamente portarla poi in giro perché non ha un livello buono di ascolto e quindi noi lo possiamo fare in questo modo per togliere la voce. Vi faccio vedere un'altra bellissima funzione di Audacity. Se noi vogliamo diminuire il volume di una canzone perché magari è troppo forte o aumentarla, sempre dal tastino effetti, andiamo qui su Amplifica che si trova molto in alto e vedete che noi possiamo giocare su questa levetta andando a meno, per esempio, meno 7,6 dB. Vediamo che la traccia subisce una variazione e adesso sarà molto più bassa di volume. Al contrario, se vogliamo ovviamente aumentare, andiamo, vi faccio vedere ancora una volta, su Amplifica e andiamo su più. Più 2, per esempio. E la traccia, insomma, troviamo il volume che ci serve. Dopo aver tolto la voce, magari modificato il volume della base, insomma, dopo aver lavorato sul nostro progetto, possiamo decidere attraverso il file di salvare il progetto. Che cosa significa? Se io salvo il progetto con nome, significa che creo questo progetto e noi possiamo poi continuare a lavorarci su più tardi. Se dobbiamo fare più cose, salviamo il progetto. E quindi diciamo salva e ci comparirà il nostro progettino. Adesso faccio annulla.
Mentre se vogliamo salvare quello che abbiamo fatto, dobbiamo andare su esporta audio. Io decido di salvarlo sul desktop, si chiama Sony Spotlight e scrivo base, salva, ok. Dopo un secondo l'ha salvata. Posso chiudere e decido di non salvare il progetto. E noi qui avremo la nostra base di Sony. Bene, come avete visto è molto semplice da utilizzare e io vi lascio comunque in descrizione un link su come poter scaricare Audacity in maniera gratuita e quindi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.